Crescono le opportunità di comunicazione e di conseguenza i pericoli ad esse associate. Migliorano le reti telefoniche e cellulari, ma si moltiplicano le frodi e le intercettazioni non autorizzate. E così per Internet, piazza globale per questo soggetto a grandi pericoli, dalle truffe informatiche all'invio di mail esca, il cosiddetto phishing. Di questo si è parlato con magistrati, giornalisti ed esperti di comunicazione nel convegno Comunicare la sicurezza, organizzato dal Corecom Puglia nella Villa Romanazzi Carducci di Bari. È un problema importante di grande attualità e al centro anche delle attività parlamentari, leggi, proposte di legge, tutto questo coinvolge parecchi problemi, è quello che noi tratteremo. Solamente si tratta di un problema così duplice, da un lato c'è la sicurezza e dall'altro la comunicazione che è un diritto di libertà e questo è da conciliare non sempre facile. Pericoli concreti che il direttore del Corecom, Domenico Giotta, ha raccolto in un pratico volume che nasce dall'esperienza dei tanti professionisti che ogni giorno lavorano sul campo. Bisogna che i consumatori acquisiscano una forte consapevolezza della sicurezza informatica, che poi fra l'altro richiede un'attenzione a cose abbastanza semplici, ma che sia costante e che sappiano anche produrre una cultura della sicurezza nelle loro famiglie, nei luoghi di lavoro, in tutte le occasioni che hanno per comunicare.